La marcia del Notaresco si ferma per mano della Savignanese. I romagnoli battono 2-1 tra le mura amiche e la formazione di Cudini, risultato che arriva al termine di un buon primo tempo giocato dai padroni di casa, che poi però calano i ritmi nella ripresa. Cudini conferma il consueto 4-3-3 con i soliti Liguori, Minella e Moretti in attacco. La sorpresa positiva Blando, confermato in cabina di regia, e Candellori che scende in difesa per lasciare spazio a Marcelli sulla mezzala destra. La Savignanese, reduce dal KO contro l'Isernia, ha nel capitano Brighi, fratello del più noto Matteo, e nell'attaccante Longobardi gli uomini più esperti. Lo stesso Longobardi ha subito una buona occasione a inizio gara, ma l'attaccante non inquadra da ottima posizione lo specchio della porta. All'ottavo si grida al calcio di rigore a Savini, complice una segnalazione non molto chiara dal direttore di gara, ma sull'intervento su Minella non ci sono gli estremi per l'arbitro, che lascia proseguire. Un altro episodio da Moviola arriva al sedicesimo, quando Moretti va in discesa sulla sinistra e mette in mezzo. Il primo assistente sugli sviluppi segnala una posizione di fuorigioco, probabilmente dello stesso Moretti, ed il gol dei padroni di casa viene di conseguenza annullato. Il Notaresco però può gioire prima della mezz'ora. Mozzoni va in sovrapposizione sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso su cui si fionda Liguori per il quarto gol stagionale dell'attaccante. Un minuto più tardi lo stesso Liguori vede l'inserimento di Bontà, che non si aspetta però il liscio di Gregorio, non trovando poi l'impatto con il pallone. La Savignanese trova estrema difficoltà a rendersi pericolosa dalle parti di Monti, mentre la formazione di Cudini chiude avanti il primo tempo con un calcio di punizione del solito Liguori che Minella non riesce a girare verso la porta. Nella ripresa la partita si incattivisce anche con la complicità di un direttore di gara che perde di mano il match. Il Notaresco commette l'errore di smettere di giocare ed in 6 minuti cambia incredibilmente la gara. La Savignanese alza mano a mano il baricentro e trova il gol del pareggio al 26esimo con Longobardi. Poco dopo la mezz'ora in ripartenza, Scarponi serve sulla sinistra Francesco Manuzzi, che trova l'incredibile gol del vantaggio al Savini. Cancelli, entrato al posto di Blando, testa i riflessi di Pazzini al 36esimo, ma il Notaresco non riesce davvero a reagire all'1-2 degli avversari. Aggirandola di cambi non muta l'inerzia del match e per la formazione di Cudini arriva il primo stop stagionale. Nonostante la sconfitta però il Notaresco rimane primo in classifica in coabitazione con il Matelica. Mister, si paga forse un po' anche la gioventù l'aver pensato forse che fosse di nuovo tutto facile dopo quel bellissimo primo tempo, la gara che è cambiata in 6 minuti nella ripresa e poi una capacità di reagire che non c'è stata purtroppo. Sì, diciamo che oggi è stata una partita un po' non particolare, difficile, però sapevamo dell'importanza anche dell'avversario, senza nulla togliere alla Savignanese, quindi squadra ben organizzata, squadra che si chiude abbastanza bene, quindi nonostante questo il primo tempo avevamo fatto bene, oltre ad essere andato in vantaggio, un gol annullato, diverse occasioni, quindi il secondo tempo invece forse siamo calati un po' a livello di aggressività, abbiamo concesso qualche ripartenza e un paio di queste ci è costata cara, però questo non deve distogliere quello che è la nostra realtà, il nostro obiettivo e il nostro modo di fare, quindi i ragazzi sicuramente sono dispiaciuti come lo siamo tutti, ma questa è il verdetto del campo, quindi lavoreremo da martedì per poter migliorare e dovremo migliorare come lo dovevamo fare prima, quindi questo non cambia nulla. E qual è stata appunto la reazione a caldo di un gruppo che finora non aveva fortunatamente mai provato la sconfitta? Ma c'è grosso rammarico, devo dire, nei ragazzi, perché poi quando si perde non fa mai piacere, assolutamente. Noi la voglia nostra è quella di domenica di raccogliere il massimo. Oggi non ci siamo riusciti, l'intento era quello. Eravamo andati in vantaggio e questo è un enorme peccato, perché eravamo riusciti ad andare davanti di un gol, però non siamo stati bravi a portarla a casa, anche grazie all'avversario. Quindi questo ho detto ai ragazzi che è il campionato che ci aspetta. Tutte le squadre sono temibili, tutte le squadre hanno delle loro qualità e nonostante loro una neopromossa, vuol dire, oggi ci ha dato filo da torcere. Beh, noi le sconfitte le dobbiamo dimenticare presto, non ce le ricordiamo neanche più perché sappiamo le difficoltà di questo girone qui, abbiamo preso dei punti importanti. Nonostante le vittorie abbiamo verificato la forza di questa squadra, quindi credo che la nostra vittoria abbia ancora più valore, visto che credo che il Notaresco, se una volta che apre la partita, secondo me ha degli attaccanti che sono ancora più pericolosi. Il fatto di aver recuperato una partita che per loro si era messa sui binari giusti credo abbia ancora più valore. Com'è questa Serie D per una neopromossa? Abbiamo sbagliato girone, secondo me. Noi siamo romagnoli, i romagnoli hanno un calcio diverso.
Direi che anche fisicamente, insomma, dal modo di pensare, qua l'aspetto fisico ha la parte più importante, abbinato a quella tattica. In Romagna magari l'agonismo non è come qua, quindi ti devi adeguare velocemente. Se pensi di vincere solo giocando bene, soccombi. Quindi devi adeguarti all'avversario, alla parte caratteriale, fisica, che fa parte del calcio marchigiano. Non solo, sto riscontrando una grandissima qualità, voi forse lo sapete meglio di me, qua ci sono squadre di grandissimo valore, noi le riscontriamo domenica, abbiamo notizie, però mi sembra che ogni squadra abbia all'interno dei propri 11 giocatori importanti. D'altronde è fisiologica la cosa, 2 anni fa è sparita la C2, credo che ci siano tanti giocatori e ci sono 4-5 squadre che probabilmente hanno organico da C2.